Buongiorno ragazze, oggi sono in ferie perché ho dei giorni, è venerdì 17, 18, no, 26, meno 7, 19, e ce la possiamo fare, perché niente, ho dei giorni da far fuori, quindi l'azienda mi ha detto usa 6 giorni di ferie e statene a casa, va bene, e quindi sono a casa. Il programma di oggi è passare l'aspirapolvere, fare la lavatrice e poi oggi pomeriggio andrò a fare dello sport, ma poi per il resto ho deciso di dedicarmi un po' ai video con calma, al trucco, e quindi ho fatto questo face of the day perfetto, direi, per stare in casa con un rossetto sobrio, pochi prodotti, è ironico ovviamente. E vi devo dire una cosa, ho utilizzato questo fondotinta Makeup Forever HD High Definition Foundation che l'anno scorso mi aveva regalato una mia amica a cui non piaceva, e posso dirvi che non mi piace più, nel senso, l'anno scorso mi piaceva tanto, quest'anno riutilizzandolo, sarà che forse sono abituata alle BB cream o comunque delle soluzioni più leggere, ma lo vedo, guarda questa ruga, ecco, così sono più giovane, lo vedo veramente pesante, cioè che se mi guardo allo specchio mi dà un effetto brutto, non lo so, non mi piace. Comunque questo è il face of the day, ve l'ho chiacchierato perché sotto l'altro face of the day chiacchierato mi avete detto che vi piace come soluzione, diciamo, che mi metta qui a chiacchierare mentre mi trucco, quindi l'ho fatto anche oggi. Adesso posso invece passare, voi prima guardatevi questo video, al famoso video sui prodotti per i ricci che sto usando in questo periodo, e non i ricci che sto usando in questo periodo, i prodotti per i ricci che sto usando in questo periodo. Alla prossima, ciao! Ok, rifacciamo allora un altro face of the day chiacchierato che vi è piaciuto. Andiamo a mettere la finitono di Maybelline Concealer colore 03 Sand. Lo applico con il suo pennellino qui nella parte più interna dell'occhio. Lo sfumo così all'esterno. Ne metto anche un po' qui e un po' qui. E come ho fatto l'altra volta, visto che mi ci sono trovata piuttosto bene, non lo vado a sfumare immediatamente, ma aspetto di mettere il fondotinta. Il fondotinta di cui ho perso il tappo è il Makeup Forever Professional HD High Definition Foundation colore 125, è questo. Lo spruzzo un po' sulla mano in questo modo qui, lo vado a mettere in tucchettini sul viso, non so se è troppo chiaro, non so, vediamo un po' cosa viene fuori, e lo vado a stendere con questo pennello qui di Real Techniques, miscelandolo qui in questa zona con il correttore. Forse è un po' chiaro, sono ancora un po' abbronzatella per questo colore, non so, ma tanto starò in casa tutto il giorno, chi se ne frega. Visto che mi rendo conto che sì, questo fondotinta non va ancora bene, perché io d'estate non divento nerissima, ma ho il colorito che però poi mi dura, almeno quello di base, per un bel po', questo fondotinta è ancora troppo chiaro, cioè non ho ancora raggiunto il livello di colorito Casper che mi contraddistingue a dicembre. Quindi sono andata in bagno perché ho recuperato un po' di terra, andremo a scurire, diciamo, un pochettino questo fondo, che mi piace molto, però in effetti è troppo chiaro. La matita che ho appena utilizzato per le sopracciglia è di Catrice, vado a fissare con il gel di Kiko, molto pratico, spazzolino, spennellatuzza e via, siamo pronti. Metto subito la terra perché non riesco a vedermi, boh, Harry si è infilato nei trucchi. Metto subito la terra perché non riesco a vedermi con questa faccia bianca nel displayino, e andrò a mettere questa di Mediterranea con il pennello tipo angolato di Crown Brush e vado a sfumare perché, insomma, voglio veramente scaldare solo un po' l'effetto generale, diciamo, no? Un po' in questo modo. Meglio.
Come cipria vado a mettere la Press Powder di Illa Masca, questa l'ho comprata a Londra l'anno scorso e la vado a tamponare in questo modo. Mi ha detto una ragazza, io vi ripeto poi nei video i consigli che mi date voi, quando metto la cipria con il, lo spumino, di non tirare ma di tamponare, o rischio di portarmi via parte di fondotinta, BB cream, quello che ho messo, insomma, cerco di fare come mi ha detto lei. Messa la cipria, passiamo al blush Neve Makeup So, che è uno dei miei colori di neve preferiti, cioè che se rimanessi senza blush nella vita e dovessi fare per caso un ordine da Neve Makeup, probabilmente comprerei subito il So. E un altro che non mi ricordo come si chiama in questo momento, ma che adoro anche, ce l'ho di là, che è più un biscotto. Ora vado a vedere, vi scrivo qual è. Cioè, vado a vedere dopo. Lo applico con questo pennellino che si chiama Stippling Brush, sempre di Real Technique, che mi piace perché fa sì che io non mi faccia tutta la guancia rosa, ma che dia solo l'effetto dove me gusta, diciamo, no? Fatto, sembra molto delicato. Per gli occhi utilizzo la palette di Sleek Storm, metterò un solo ombretto perché di fatto veramente il rossetto che ho scelto è abbastanza intenso, e poi di fatto oggi, fino ad oggi pomeriggio, sto in casa, cioè non è che devo fare chissà cosa. Metto un insieme di questi due, come al solito mio, molto professionalmente puccio con il dito e applico con il dito. Voglio solo dare un po' di luce, di luminosità, non sto a creare smoky, cose, niente, sono in una fase un po' pigra del make up, devo dire la verità, poi vabbè. Come mascara vado ad utilizzare il ciglia finte, no, come si chiama? Ciglia finte farfalla di L'Oreal, che è questo che ha questo scovolino abbastanza particolare, fatto infatti più o meno ad ala di farfalla. Lo vado ad applicare e vi faccio vedere l'effetto. Voilà, l'effetto è questo. Passiamo adesso al rossetto di oggi, sì. Passiamo adesso al rossetto di oggi, che si chiama Girl About Town di MAC, che potremmo anche ridefinire la sobrietà di un rossetto da tutti i giorni. Ecco, un rossetto perfetto per fare le pulizie di casa e andare dal panettiere. E alla prossima, ciao!